Everyone's lining up to see She's a Mona Lisa. Buon pomeriggio, amici. Come potete notare, mi sto preparando per l'interrogazione in inglese di domani. Non so praticamente nulla. Sono le 4 e un quarto e sto procrastinando guardando uno dei miei episodi preferiti di Friends perché mi sentivo triste, quindi sono arrivata alla parte cruciale. Hi Ross, Oh no. take the Emily, take the Rachel. No! Emily. Ci hanno consegnato la traccia dell'elaborato da consegnare entro il 13 e ce la possiamo fare. Ripeterò meglio domani mattina. Avrei dovuto iniziare a studiare alle 3, però ho preferito oziare sul letto. Adesso devo necessariamente mettermi a studiare. Questa cosa deve sparire. Non mi ricordo qual è la password voi. Ok, vado a nasconderlo. Tra una sessione di studio e l'altra, proprio in quei giorni stavo seguendo il lancio della Crew Dragon, la navicella spaziale della SpaceX, e seguendo appunto la live del canale Link for Universe ho scoperto questo simulatore online. In pratica consiste nel cercare di attraccare la navicella alla Stazione Spaziale Internazionale. Sembra facile, ma in realtà non lo è, infatti ancora non ci sono riuscita. Per tornare, perché dipende da come va il test con la navicella, e dovrebbero ritornare se tutto va bene nella sono fuoco, sì. Mancano 10 minuti al lancio. È stata senza dubbio una delle esperienze più incredibili ed emozionanti della mia vita. Successivamente ci siamo spostati in terrazzo perché c'erano 5 minuti, 5-6 minuti se non sbaglio, in cui l'astronave era visibile dall'Italia. Ovviamente non posso essere certa di averla vista, però abbiamo visto un puntino luminoso spostarsi molto velocemente nel cielo, quindi crediamo sia stata quella. Ciao amici, oggi è 1 giugno. Non ci credo neanche io, è fuori il tempo, è brutto, come giusto che sia, perché mancano esattamente 16 giorni all'esame. Fine del primo giorno di giugno, sono... non saprei esprimere come mi sento in questo momento. Questo è il mio programma. Qua c'è tutta letteratura italiana. Lì c'è letteratura francese, lingua e letteratura inglese. E lì c'è letteratura spagnola, mentre qui matematica e scienze, le 6 materie per l'esame. Questa doveva essere la mia maglietta per i 100 giorni. C'è scritto la celiaca. E il numero 15. La nostra frase è questa. Un po' mi dispiace non averla potuta indossare, però sono veramente, veramente... felice, cioè sono triste perché comunque doveva andare completamente in un'altra maniera, però niente, sono contenta allo stesso tempo di finire la scuola.
anche se non era come mi aspettavo, però sarà comunque una bella esperienza. Sì, è il 3 giugno e io sono sempre più a mare. Magari veramente vorrei essere a mare, però non lo sono. È veramente difficile esprimere come mi sento in questo momento perché è un mix di libertà, perché abbiamo finito, oggi ho fatto l'ultima interrogazione, anche se vabbè, alcune video lezioni ci sono ancora. Però anche di ansia, ovviamente. Beh, veramente non ho ancora realizzato che devo andare a sostenere un esame. Secondo me lo realizzerò soltanto la mattina stessa. Perché col fatto che non vedrò i professori fino a quel giorno mi dà l'idea di appunto non dover sostenere esami questa. Cioè, la mia testa è già in vacanza per dire. Sto per addormentare. Devo resistere. Buonanotte. Cioè, a dopo. Riciao a tutti. Sono le 7 e ho appena finito di fare matematica. Domani sarà l'ultima lezione di matematica della mia vita. Cioè, non avrei mai detto che mi sarei sentita pure emozionata al riguardo, però sì, lo sono veramente. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Mancano esattamente 13 giorni all'inizio dell'esame e mi faccio vedere la mia stanza. Mi dovrei vergognare per queste riprese, però è la realtà dei fatti, quindi. Amici, oggi è stata l'ultima giornata di lezioni. Abbiamo fatto l'ultima lezione di italiano. Ci ho finito completamente le lezioni. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Adesso ricomincio a studiare. Ci vediamo prossimamente. Sperando di essere combinata un po' meglio con lo studio. Vai. Sto girando? Sì. Mi sto organizzando la settimana. Motivazione zero. A quest'ora, tra una settimana, sarò libera. Silenzio, silenzio, mi serve silenzio. Domani ho l'esame. 5 anni di scuola, dopo appunto 13 anni di percorso scolastico, è veramente impossibile pensare che da settembre non dovrò più entrare in classe. Non dovrò continuare, ho finito. Assurdo. Ora stavo segnando dei promemoria per domani mattina perché io sono sicura che dimenticherò qualcosa. Ci hanno raccomandato di portare una penna nera, i nostri libri appunto per il. L'analisi di italiano, quindi i due libri di testo di italiano. Poi dobbiamo portare l'autocertificazione. Io e appunto l'accompagnatore, in questo caso mia madre, perché per entrare a scuola serve l'autocertificazione. E poi dobbiamo portare sicuramente anche dei documenti, il PowerPoint, la fotocopia del documento, non il documento, già mi sono dimenticata. Ieri è stata una giornata tranquilla rispetto all'altro ieri. L'altro ieri ho avuto veramente tantissima ansia, però ieri per fortuna no. È venuta una mia amica a studiare con me, mi ha aiutato e sono abbastanza tranquilla. A few moments later. Io sto impazzendo, quindi ho deciso di smettere di studiare per il momento. Ho ripetuto tutto. Ho finito! Apri, questa è l'ultima volta che vedo la mia scuola, la mia palestra. No worries, please get back early. Sono matura. Ciao amici. Sono appena tornata a casa. No, in realtà sono tornata da un'oretta. In realtà sono stata un'ora al telefono a rispondere tutti i messaggi, tutte le chiamate di tutti i miei amici, tutti i parenti che mi facevano gli auguri. Mamma, che luce c'è oggi. Sono morta. Cioè, in realtà ho finito prestissimo, ho iniziato alle 8, alle 9:20 e alle 9:20 ero già fuori. Quindi è passato già un po' di tempo, però non realizzo, cioè veramente sono
sono super emozionata ancora, sinceramente non sento la libertà del tipo oh mio Dio sono matura, cioè non la sento proprio, però dicono che è normale, quindi considerazioni. È stata una bella esperienza sicuramente, non è stata così negativa, sinceramente pensavo andasse molto peggio, non perché appunto non avessi studiato, appunto non mi fossi impegnata, semplicemente perché sono una persona molto ansiosa, quindi durante gli esami la mia ansia triplica, quindi qualcuno mi sta chiamando. Ok, c'è stato un cambio maglia, ho messo la maglietta della mia classe. Niente, stavo dicendo che ora no, sinceramente non ho le forze per mettermi a spiegare bene com'è andato, quindi magari farò un video a parte. Però sono molto soddisfatta, è andato bene, ho risposto a tutte le domande. So che in queste settimane ci sono state delle polemiche contro questo esame, perché appunto molti hanno detto che è stato semplificato, siamo stati aiutati. Sicuramente non è un esame con gli scritti appunto come gli anni scorsi, però secondo me è stato comunque ben organizzato, in modo tale da compensare quella parte che manca, ovvero dello scritto, perché comunque l'elaborato l'abbiamo fatto e l'abbiamo discusso. Mi è arrivato un messaggio, un altro messaggio. Secondo me è stato comunque un bel esame e sono molto soddisfatta di ciò che ho fatto e ho detto. Quindi adesso vado a riposarmi e niente. Sì, ho fatto l'esame di maturità, è bello, molto bello, sì. Ciao.